È una cosa che rientra addirittura nell'assurdità che una forza democratica che vuole essere democratica come il Partito Democratico pretenda che, essendo alleata in un governo con un'altra forza democratica, questa forza possa restare a collaborare al tavolo del governo se gli si sottrae il fondatore e leader. Auguro a questo governo di continuare a essere a Palazzo Chigi, di continuare a governare. Spero che il buon senso prevalga nella testa di chi, presi dalla voglia di eliminare un avversario politico che per 20 anni si è messo sulla loro strada verso il potere, non possano lasciar prevalere questa tendenza antidemocratica rispetto al bene e all'interesse del Paese.